Ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati nel mio canale. In questo video vedremo come ho sostituito le sospensioni posteriori del mio Agility. Vi ricordo che io non sono meccanico e che questo video non è una guida, ma vi mostro solo il modo in cui le ho sostituite. Per la serie, non fatela a casa. Dimenticavo, nella stessa giornata ho fatto il primo tagliando e sostituito il bauletto. Se volete vedere anche questo, scrivetemelo nei commenti. Come sostituire le sospensioni posteriori. Io monterò delle sospensioni che recupero dal mio Leonardo, dal mio vecchio Leonardo. Sono delle sospensioni cambiate appena 6 mesi fa, quindi di conseguenza ancora praticamente nuove. E quindi vedremo come si comporterà l'Agility. Ad alcune verifiche è risultato che le sospensioni sono difficili da raggiungere da dietro, per cui andremo a smontare il vano batteria, la batteria, e all'interno troveremo i perni. Quindi smontiamo le quattro viti, questa e poi questa, quindi sono quattro viti, due frontali e due posteriori. E con queste quattro viti il vano batteria viene via, che è una meraviglia. Scollechiamo la batteria, questi due fili sono il mio caricabatteria supplementare ad alimentazione con interruttore, che mi serve per caricare il power bank o altri accessori. Questo è non è sotto chiave, però è il suo interruttore. Scollegati i cavi, tiriamo fuori la batteria. Ok, a questo punto basta andare a rimuovere questi due, così io già li avevo allentati. Sto usando una chiave a tubo, ma potreste usare una chiave a click, una chiave a T. Insomma, una 10 che arrivi fin lì. Ok. Beh, andiamo a rimuovere questa di qua. A questo punto tiriamo fuori il vano batteria, sganciamo questi relè e questi portafusibili, facciamo attenzione a non massacrare tutto ed è fuori. Insomma, sta lì un po' a però poi insomma si ci arriva bene. Avviciniamo la luce, vi faccio vedere. Non so se riuscite a vederlo, dietro quel cavo verde si vede questi di qua che sono lì. Questo è il perno delle sospensioni. E allora ragazzi, abbiamo rimosso il primo perno, non so se riesco a farvelo vedere da qui, che è questo di qua, e la chiave la inseriamo da qui, quindi da sotto. Però poi insomma il lavoro lo completiamo, tiriamo fuori il perno da sopra, quindi sì, è importante andare a rimuovere il vano batteria. Facciamo questo lavoro dall'altra parte e poi smontiamo questi. Anzi, prima smontiamo questo, montiamo l'ammortizzatore nuovo e poi facciamo questo lavoro dall'altra parte. Questa è una chiave, è un perno da 12 mm, cioè la chiave è da quella da 12 mm. Quindi praticamente abbiamo una 12 e una 14. Ok, e l'ammortizzatore viene via, e questo è il pezzo di legno della Kimco. Prima di sostituire e di smontare l'altro, andiamo a montare quello che va, quello insomma il sostituto di lui. Andiamo a montare questo che va qui, così il motore, il blocco non cede e non abbiamo problemi, facciamo il lavoro più facilmente. Come tutte le cose che vanno adattate, bisogna trafilare un po'.
stringiamo il sopra e passiamo all'altro. Non è stato facile, non è stato neanche difficile. Questa qua è la parte più noiosa perché dovete inserirla e poi forzarla verso l'interno, come questo, come questo. Facciamo subito il lavoro. Spostiamo tutti i fili intanto, facciamo entrare soltanto questi di qua. Ok ragazzi, abbiamo finito, lavoro completato, abbiamo rimontato la batteria nel suo vano. Ciao! E ci si vede al prossimo video, dove ripeterò l'esperimento dei 200 km per testare le nuove sospensioni e 2000 km in più di esperienza su questo scooter. Ciao!